Sono Lorenzo Nardelli di Finmeccanica e vorrei chiedere al generale Magrassi, ha parlato di indirizzo politico alla base di un sistema che tenda ad integrare le capacità operative presenti nel Paese. Se all'interno di questo indirizzo politico, ritiene che sia importante inserire anche un sistema che tenda a orientare e a definire in maniera corretta l'export, cioè le esportazioni di quei prodotti e di quelle capacità tecnologiche che noi andiamo in qualche modo a progettare, costruire, integrare sia a livello nazionale che internazionale. Grazie. Sicuramente in questo settore la nostra industria nazionale è veramente brava perché opera in una nazione che non è portata per supportare l'export alla difesa, per tante ragioni storiche. Noi siamo molto forti in una gamba che è correttamente esistente, che è quella della legge 185-90, che tutela il fatto che non si esporti con criteri che non sono corretti della nostra visione democratica. Ma sicuramente se ci poniamo di fronte ad altre nazioni come gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, nel campo del supporto dell'esportazione delle componenti tecnologiche, ormai bisogna parlare di questo, e per quelle componenti che non rientrano appunto nella 185, parliamo di quelle che sono regolarmente esportabili, sicuramente la nostra nazione in questo settore ha bisogno di un maggior coordinamento, di una deframmentazione, perché spesso le iniziative di supporto sono diciamo, sporadiche, sono isolate. La difesa svolge il suo compito, però spesso si accorge che magari nello stesso momento in un paese il Ministero dell'Istruzione sta lavorando, il Ministero della Sanità sta lavorando e non coordiniamo. Io penso che il modello di deframmentazione del tavolo potrebbe essere tranquillamente applicato anche al settore dell'esportazione, anzi sarebbero le altre due gambe che è necessario creare proprio per creare quella stabilità, almeno a tre gambe del sistema, che altri paesi hanno e sono molto forti in questo appunto. Bene, ora la domanda, il Presidente della Commissione Ambiente da lì aveva una domanda da fare, se qualcuno gli porta anche un microfono, grazie. Chiedo scusa, più che una domanda ho una considerazione da fare. Credo che al di là del fatto che la politica non si deve muovere sull'emotività, ma su emergenza e strategia, è chiaro che il problema energetico si ripropone oggi come oggi in maniera sempre più pressante. La Commissione Ambiente del Senato ha più volte, forse un po' ereticamente dal punto di vista degli ambientalisti, affermato che il nucleare è una delle strade importanti da perseguire e al più presto. A questo si aggiunge anche il fatto che non possiamo andare a inseguire megaprogetti sulle rinnovabili fuori dal territorio nazionale, perché riproporremmo le difficoltà strategiche che oggi si stanno presentando. Quindi credo che sulle rinnovabili, tra l'altro, va aperto ancora una volta un file di approfondimento, perché per fortuna da questo punto di vista la ricerca sta producendo sensibili progressi soprattutto sui coefficienti di rendimento del fotovoltaico. Per cui io credo che sul territorio nazionale noi dobbiamo cercare di insistere quanto più per autoprodurre energia. Non è un fatto anche economico. Quando ascolto centinaia e centinaia di miliardi che si vorrebbero spendere, forse più dai produttori di tecnologia industriale che non dai possibili consumatori, che anche il progetto Desertec, che è tutto basato sulla spinta dell'industria tedesca, che non sulla possibile utilizzazione, perché sappiamo poi che ancora la differenza di costi tra il costo dell'energia prodotta e il suo valore, comporterebbe anche delle integrazioni non indifferenti da parte dei governi che dovessero utilizzare poi quell'energia, a parte di quel discorso strategico. Quindi io credo che il piano strategico nazionale per quanto riguarda l'energia va ulteriormente approfondito e ulteriormente spinto sulla produzione sul territorio nazionale, perché ci sono tutti i presupposti se sblocchiamo finalmente il nucleare, perché questo piano energetico possa avere un equilibrio sicuramente migliore di quello che non ha per ora. Sappiamo che siamo al 90% per ora dipendenti da energia prodotta fuori dal territorio nazionale. Grazie Presidente D'Alì. C'era il dottor Querza che voleva fare un'autodomanda, immagino. No, una cosa che era stata chiesta prima, ma adesso c'è questa questione energetica, solo una battuta.